Dopo più di un mese si riaprono le porte del Franco Ossola di Varese per il recupero della quarta giornata di Serie B Girone A tra Città di Varese e Caronnese. La disabitudine alle partite fa dimenticare le bandierine del calcio d'angolo ai padroni di casa e il match inizia con qualche minuto di ritardo, poco male. La Caronnese parte è meglio, qui è subito Banfi che lavora un bel pallone in area di rigore, lo scambia con Torin, il suo diagonale con il destro finisce di pochissimo largo. Ancora Caronnese, qui Gargiulo trova un filtrante importante ancora per Torin, il destro e Mapelli è strepitoso nella chiusura difensiva. Poi si vede il Varese con Minai che lavora un buon pallone sulla corsia di destra, fa partire cross rovesciata acrobatica di Lillo, solo spettacolo, il pallone però si alza sopra la traversa. Lillo però è ispiratissimo e qui con un gran sombrero va via a centrocampo, trova il pallone dentro per Balla che si gira con il destro, troppo debole però la conclusione per impensierire Marietta. Al 23esimo, dopo che il Varese aveva dimostrato una buona reazione, però arriva il gol del vantaggio della Caronnese. Calì trova in area di rigore Banfi, destro violento sul primo palo, battuto Lassi e la Caronnese è in vantaggio. Rivediamo il bel destro sul primo palo di Banfi. Reazione del Varese veemente, ci sono due occasionissime nel finale di tempo. Prima Capelli infila ancora per Balla al sinistro, il miracolo qui di Marietta. Dopo pochi minuti ancora Lillo a ispirare, palla dentro in area per Minai che si sposta il pallone sul destro, conclusione potente, incrocio dei pali e palla sul fondo. Varese sfortunato che riprova ad andare in attacco anche in avvio di ripresa con Lillo che gestisce ancora un gran pallone, serve ancora Minai in area di rigore, il suo destro però spara a salve addosso a Marietta. Poi Viscomi centra questo pallone in area di rigore, Lillo lo lavora ancora benissimo, gira col destro, troppo debole però ancora per impensierire il portiere della Caronnese. Il finale succede di tutto, prima Viscomi salva sulla linea su Torino, Scaringella manda in curva sulla ribattuta, poi il riassunto della gara della stagione del Varese è tutto qui, il lancio di Viscomi, la torre di fallo, Lillo gestisce ancora benissimo il pallone, infila per Mamà, fa partire il cross, Otele da 2 metri calcia un missile che però si schianta contro la traversa, davvero sfortunato il Varese, dopo 3 minuti di recupero finisce il match, la Caronnese porta a casa 3 punti importantissimi, il Varese resta a 0 sia nei punti che nei gol e la panchina di Sassarini scotta sempre di più.